Per combattere la crisi non bisogna inseguire il passato, ma precedere il futuro. Seguendo questo motto, è nata la comunità dell'Adige venerdì 22 giugno a Lusia, presso la trattoria Al Ponte, dove è stato siglato il protocollo d'intesa fra i comuni di Badia Polesine, Lusia, Lendinara, Rovigo, le rispettive Proloco e l'Accademia delle Verdure, promotore dell'iniziativa. Ci troviamo questa sera ad un convegno conviviale, come nostro costume, per parlare del tema da Luxia alla comunità dell'Adige. Luxia, Lusia, in antico romano, è il paese cardine in questo territorio per la produzione di ortaggi. La comunità dell'Adige sono tutti gli altri paesi che producono ortaggi e che si trovano sulle due sponde dell'Adige. Partiamo questa sera con questo convegno coinvolgendo i sindaci di Rovigo, Lusia, Lendinara e Badia, proprio perché sono la parte fondante di questa comunità. L'Accademia delle Verdure è nata l'anno scorso proprio per diffondere, studiare, capire dove vanno le verdure, che cosa servono le verdure e soprattutto l'interdipendenza tra verdure e territorio. Quindi in questo momento, e soprattutto con il convegno di questa sera, vogliamo coinvolgere le istituzioni affinché si prendano cura del territorio. Prendersi cura del territorio vuol dire prendersi cura delle produzioni delle verdure che si fanno in questo territorio e nel contempo far capire che le verdure sono quelle che maggiormente valorizzano questo territorio. Gli obiettivi dell'Accademia delle Verdure partono dalla constatazione del calo delle vendite degli ortaggi, soprattutto a Lusia, regina dell'insalata. La ricetta anticrisi sta nel valutare la simbiosi tra territorio e verdure, abbandonando pratiche culturali che hanno offeso il terreno, portando alla desertificazione degli orti con l'uso di antiparassitari in quantità. Si tratta di vendere le verdure non più come merce, ma come cibo, pieno di sapore e innestato al turismo, alla cultura e al benessere del luogo dove nascono. Questa sera cerchiamo di fare un accordo di programma fra quattro comuni, Rovigo, Lusia, Lendinara e Badia, proprio sui temi di promozione e di sviluppo del territorio dal punto di vista gastronomico, turistico, culturale, storico e artistico e della promozione di un rapporto di collaborazione fra il territorio di Rovigo, questa parte, e il territorio di contermine di Verona, quindi tutta la bassa veronese, il legnaghese, tutta la parte relativa a Isola della Scala, il riso veronese da mettere in collaborazione, contrapposizione, competizione con il nostro riso, con le nostre verdure. I firmatari della Costituzione della Comunità dell'Adige si sono impegnati a formare un'aggregazione territoriale per il Medio Alto Polesine, con la prospettiva di elaborare iniziative e progetti comuni per la valorizzazione e sviluppo del territorio, attraverso percorsi di promozione e marketing culturale, economico, naturalistico, gastronomico e turistico, imperniato sui prodotti tipici, in particolare le verdure locali. È un'iniziativa unica nel suo genere perché cerca di mettere insieme tutti coloro che nel territorio operano per promuoverne le caratteristiche, le potenzialità, le peculiarità. E noi vogliamo realizzare con questa iniziativa la realizzazione pratica del detto chilometri zero. I prodotti vogliamo che non solo rimangano qui, ma che vengano consumati qui, con anche una cultura dell'alimentazione, della gastronomia vegetariana che vogliamo promuovere in tutti i suoi aspetti innovativi. Qui siamo nel tempio proprio della gastronomia vegetariana polesana con la trattoria storica del Ponte e con lo chef Enrico Rizzato, che è uno proprio dei punti di forza di questa nostra attività. All'incontro sono intervenuti, oltre che i rappresentanti di tutte le delegazioni, anche gli storici locali Pierluigi Bagatin e Sergio Garbato, che hanno sottolineato lo stretto legame fra terra e fiume con gli abitanti del Basso Adige, che hanno sfruttato la via d'acqua come strumento di collegamento. A coronare la serata, che ha avuto la gradita visita dell'ex ministro Giancarlo Galan, è stato il delizioso menù a base di verdure, dall'aperitivo al gelato, creato da Enrico Rizzato, che ha proposto rotolini di melanzane, la minestra di fagioli in formato solido e una rivisitazione della ribollita in chiave polesana. Il tutto bagnato dai vini della cantina veronese Marcato.
Caduti i campanili, ora si valorizza la comunità come entità unitaria che presenta potenzialità turistiche di tutto rispetto.